Centro Revisioni Florio Calandra. Buon pomeriggio, ben trovati a Fil Rouge News. Ecco, abbiamo in collegamento con noi Marcello Cardella, che ringraziamo per essere con noi. Buon pomeriggio, Cardella. Buon pomeriggio a voi. E allora, parliamo con Marcello Cardella della vicenda dell'ippodromo La Favorita di Palermo, che dopo 3 anni e mezzo di chiusura per l'interdittiva che aveva colpito la precedente società di gestione, ha riaperto i cancelli ai tantissimi appassionati. Chiediamo con forza al Ministero delle Politiche Agricole, dice Cardella, di rivedere la scelta che taglia le sovvenzioni del 2021 e ridimensiona le giornate di corsa per l'ippodromo di Palermo. Dunque, Cardella, segretario generale del Sindacato Lavoratori della Comunicazione della CGIL, preoccupazione per la decisione annunciata in questi giorni dal governo che penalizza la storica e bellissima struttura sportiva di Viale del Fante. Che cosa dire? Allora, certo, noi siamo preoccupati, così come è preoccupata la società, la SIPET, che ha investito svariati milioni per questa struttura, per farla rinascere. È preoccupato il sindaco di Palermo, che, come dire, anche lui ha gestito l'operazione dopo la chiusura per interdittiva antimafia, e anche, come abbiamo visto, il presidente della regione. Noi siamo preoccupati perché questa scelta, se dovesse essere confermata, può recare, diciamo, un danno non solo ovviamente alla struttura, alla rinascita, allo sviluppo dell'ippodromo di Palermo, ma ovviamente anche per la tenuta occupazionale dei lavoratori che attualmente operano all'interno dell'ippodromo di Palermo, ma anche per la possibilità, così come è previsto dal progetto della SIPET, che intende investire altri soldi per la struttura di Palermo, per creare anche un indotto occupazionale all'ippodromo di Palermo. Quindi il nostro grido d'allarme, la nostra richiesta al Ministero di rivedere questa scelta è legata proprio al fatto che, se dovesse essere confermata, potrebbe mettere a rischio, a repentaglio, la continuità occupazionale intanto di chi opera oggi all'interno dell'ippodromo, e poi potrebbe creare un danno, un nocumento anche per lo sviluppo di questa struttura che, vogliamo ricordare, così come nel progetto di SIPET, della società che l'ha preso in gestione, che noi abbiamo condiviso, non è relativa soltanto allo sviluppo di un impianto sportivo, ma vuole dare anche, dal punto di vista dell'intrattenimento, della possibilità di apertura per tutto l'anno di questo impianto, per farlo godere a tutta la città di Palermo, vuole dare la possibilità appunto di uno sviluppo che può creare un indotto occupazionale rispetto all'ippodromo di Palermo. Ecco, vi viene in mente qualche altra soluzione alternativa? Ecco, implementare l'entrata in qualche modo, non so, in modo da non dover essere dipendenti dal governo, insomma, con queste decisioni appunto che poi alla fine non sappiamo se siano sicure, certe e così via. Dico, non è il momento il ministero, anche cercare anche delle fonti appunto economiche alternative? È possibile anche? Ma guardi, allora, tutte le strutture, tutti gli ippodromi sono sovvenzionati, diciamo, dal Ministero. Quindi non capiamo perché il Ministero ha fatto un ragionamento che vede l'ippodromo di Palermo come una struttura nuova, aperta, diciamo, in questi mesi, e senza dare un riconoscimento storico alla struttura di Palermo. Ovviamente la società ha investito, vuole investire, ma se mancano quei sovvenzionamenti che sono dovuti anche agli altri ippodromi, diciamo, d'Italia, tutto diventa più difficile. Certamente la società sta cercando e cercherà, attraverso, diciamo, investimenti propri, di sviluppare l'impianto,
Però se manca quella parte legata appunto alle sovvenzioni e al riconoscimento delle gare all'ippodromo di Palermo, tutto diventa più difficile. Ovviamente noi auspichiamo che l'ippodromo di Palermo venga aperto anche al pubblico al più presto. Anche lì sembrerebbe che ci sono una serie di problemi burocratici legati all'apertura. Gli ippodromi in tutta Italia, seppur con un pubblico ridotto, stanno riaprendo e anche lì noi chiediamo un intervento da parte delle autorità per dare la possibilità all'ippodromo di Palermo di essere aperto al pubblico. Non capiamo perché fino adesso continuano a permanere le difficoltà di un'apertura che certamente anche dal punto di vista economico e dell'indotto può generare, come dire, cassa per la società. Bene, allora noi ringraziamo Marcello Cardella, segretario generale del Sindacato Lavoratori della Comunicazione della CGIL, per essere stato nostro ospite e averci spiegato appunto le problematiche che impediscono al bellissimo ippodromo della Favorita di essere aperto e fruibile appunto da tanti appassionati. Cardella, che dire, noi continueremo a seguire questa vicenda. Vi auguriamo in bocca al lupo e ci sentiremo anche in seguito per stare, diciamo, sulle novità che riguardano l'ippodromo. Grazie a Grazie, voi, buon pomeriggio. grazie agli spettatori di Ferruge TV, buon pomeriggio.